Working Hour. Bene, benvenuti a tutti. Iniziamo, pensavamo di iniziare io e Stefano facendo brevemente vedere di nuovo come si possono settare le preferenze e come si può modificare o addirittura creare il CommonJS. D'accordo? Quindi vi farò vedere immediatamente queste due cose e dopo vi diamo la possibilità di provare anche voi. Qui sono sulla mia pagina utente. Per modificare le preferenze posso andare su Preferenze. Puoi condividere lo schermo perché io Ah, non lo vedo ancora. bravo Stefano, grazie. Guarda. Allora, devo tornare qui e condividere lo schermo. Bene, adesso dovreste vedere il mio schermo. Sì. Qui, quindi torno indietro, sono nella mia pagina utente e nella parte in alto ho la possibilità di cliccare su preferenze. Tra le varie preferenze che si possono impostare, noi abbiamo visto prevalentemente gli accessori la volta scorsa. Quindi clicco su accessori e inizio a scegliere le preferenze, gli accessori che voglio utilizzare. Il primo che avevamo visto la volta scorsa era questo Unisci, consente di unire due elementi nel caso in cui abbia trovato degli elementi duplicati. Quindi è sufficiente che ci sia la spunta, d'accordo, perché questa funzione poi sia effettivamente attiva. Questa è la richiesta di cancellazione. Se ho creato per sbaglio un elemento, posso chiedere che venga cancellato. Qui c'era anche Key Shortcuts, che è, diciamo così, l'uso dei tasti per fare delle operazioni più veloci su un item. Vi ricordo, per esempio, L, premendo L e avendo questa preferenza impostata, posso modificare la label e premendo D posso modificare la descrizione. Mettendo S, posso andare sulle dichiarazioni, premendo I posso andare sui link ai vari siti e J mi posiziona sul primo identificativo che c'è nell'item. Se voglio aggiungere un nuovo statement, una nuova dichiarazione, posso schiacciare A. Tutte queste possibilità, appunto, le attivo semplicemente mettendo la spunta qui. Le altre cose che avevamo visto era Duplicate References, consente di copiare i riferimenti di uno statement, di una dichiarazione, di poterli copiare e incollare su altre dichiarazioni, ovviamente che si basano sulla stessa fonte, sullo stesso riferimento. E poi c'è Current Date, che consente di compilare automaticamente la data nel campo consultato il. Qui c'è anche indicazione, anche se la scritta è in inglese, poi la proprietà viene presentata in italiano. E poi l'ultima cosa che avevamo visto era, dunque, in realtà due, Recoin, che era quella preferenza che ci faceva vedere la completezza della descrizione di un item. E ci dava anche suggerimenti su quali proprietà potremmo aggiungere per completarlo. E poi c'era Related Items che consente di vedere le proprietà inverse. L'esempio che avevo fatto era che un'opera ha come P50 un certo autore, ma se vado sull'autore non vedo quali sono normalmente le opere collegate. Se attivo questa spunta, sotto in fondo ho la possibilità di vedere le proprietà inverse, quindi vedere dall'autore le opere che gli sono state. L'altra cosa che avevamo visto la volta scorsa era quella dell'impostazione dei gadget. Per impostare i gadget bisogna andare nel proprio file common.js. Come si fa? Torno al mio punto di partenza, quindi sono qui, questo è l'indirizzo del mio user, metto la barra e scrivo common. A me viene precompilato perché l'ho già utilizzato. E scrivendo questo indirizzo e in generale scrivendo diciamo qualcosa dopo la barra, vado a creare una pagina, se non c'è,
vado a creare una pagina, mi dà la possibilità di creare una pagina, oppure se esiste già la pagina perché l'ho creata in precedenza, mi dà la possibilità di leggerla e eventualmente modificarla. Per me, come JS esiste già, quindi do invio e mi si apre la pagina in cui ho le impostazioni dei vari script. D'accordo? Quindi questi sono gli script che attualmente sono già preimpostati per il mio profilo. E come faccio a... Bisogna, Carlo, non so se vale la pena ridirlo, Common.js è un nome di file riservato, perché io posso anche aprirmi un file qualunque, scrivere quello che voglio, ma in Common.js poi Wikidata si aspetta di trovare comandi di questo tipo che esegue ad ogni apertura di pagina. Sì, quindi sono, cioè solo il, diciamo, l'utente che se lo crea è autorizzato poi effettivamente a modificarlo. Allora, Esatto. come faccio per modificarlo, per scrivere, per esempio, inserire un gadget, come abbiamo visto tra tutti quelli che avevamo mostrato Stefano la volta scorsa, come facciamo? Vi faccio vedere come si può fare. Io vado nella pagina di Common.js di Stefano, eccolo qui, user Bargioni. Sono sul suo common.js e vedo per esempio che questo script, il suo primo script, non c'è nel mio common.js. E sono interessato a averlo perché questo è uno script che mi consente di duplicare un item. Per esempio, se sto inserendo, supponiamo, due articoli della stessa rivista, alcuni dati magari sono in comune, posso decidere di duplicare, l'item, tenere i dati in comune e ovviamente andare a modificare quelli che variano, d'accordo? Quindi posso essere interessato ad avere questo script. Quindi lo copio, semplicemente lo evidenzio e faccio Ctrl C, torno sul mio common, a questo punto clicco su modifica e lo inserisco qui al primo posto, come era per Stefano. Faccio Ctrl V, eccolo qui. Quindi ho inserito esattamente la stessa riga così com'è sul common di Stefano, l'ho inserita nel mio. Eccolo qui. Adesso vado sotto per salvare, quindi pubblica le modifiche e da questo momento in poi anch'io quando andrò su un particolare item potrò avere la funzione duplicate item che comparirà sulla barra sinistra. Vediamo se apro un item in particolare, lo ricarico per essere sicuro che funzioni e dovrebbe esserci qui la possibilità di duplicare. Eccolo qui, qui è comparso, prima non c'era, adesso è comparso anche duplicate this item. Bene. Adesso noi vorremmo L'ordine, lasciarvi, prego Stefano, vai. sì, scusami, l'ordine delle righe non è essenziale, salvo che non ci sia particolare notizia di questo, perché tutti questi script stanno attenti a caricarsi in modo tale da non essere in conflitto tra di loro, non sovrapporsi, quindi se sono fatti bene. Ovviamente poi se un giorno qualcuno vuole fare il corso super avanzato di come si fa uno script di un gadget, allora se ne può anche parlare. L'altra cosa da dire, Stefano, che ti eri raccomandato che sì, ho dimenticato di dire, vuoi specificarla tu? Per esempio, questo more identifiers, che ne ha due. Ah sì, allora ci sono a volte delle coppie, perché una è il programma in sé e l'altra, in questo caso quella sopra, è l'impostazione, cioè ci sono delle impostazioni che si possono, che a volte sono necessarie, almeno come default, e comunque dove si possono cambiare, che si possono cambiare per se stessi. Quindi invece di usare quella, si duplica nel proprio spazio di nomi, si cambia con l'indirizzo e si modifica ovviamente con tutto quello che ci interessa modificare. Per esempio, se interessasse, c'è quello dell'ordinamento degli identificatori, che semmai vediamo dopo, ma insomma sono comunque cose avanzate, appunto, e quindi però vanno importati comunque. Bene, allora,
Adesso vorremmo che chi non ha ancora settato il proprio common JS provasse a farlo eventualmente e noi siamo qui anche per assistere nella procedura. Quindi se qualcuno non l'ha fatto, non sa come fare, eccetera, può farlo assieme a noi. Oppure se avete trovato dei problemi, diteci che problemi avete avuto per settare appunto questo common JS. Si cercano volontari che condividano lo schermo. Se qualcuno non l'ha fatto, può condividere lo schermo e essere assistito in linea mentre lo fa. Adesso, alzato la mano. No. Salvo che tutti si sentano forti in questo, allora basta che lo dicano e si passa oltre, perché questo lo possiamo dare come punto superato. In effetti non stiamo parlando di una cosa particolarmente difficile, basta aprire quella propria pagina, incollare una di quelle righe, almeno una, per tanto per farle prova, e salvare. Nessuno parla, quindi già settato qualcuno dei gadget, perfetto, grazie. Se volete potete dare una conferma che l'avete già fatto e quindi noi andiamo Sì, avanti. sì. E se qualcuno vuole mettere il suo user in chat, così possiamo anche magari discutere di quella pagina, se c'è bisogno, nessun problema. Ok, direi Ok. allora, Carlo, possiamo andare avanti con... Sì, andiamo avanti. Passiamo a alcune funzioni del common. Ah, ecco, Marco Brusa scrive: mi indicate per favore una pagina per copiarli. Puoi Esatto. usare, possiamo mettere in chat sia quella mia che quella di Stefano Esatto. come indirizzo. Questo è il mio common. E questo è mio. Come vedete, la differenza è solo nel nome dell'utente. Sapendo il proprio nome d'utente o qualsiasi altra cosa, o il nome di altri, si possono vedere il comodo degli altri. Un'altra cosa che potete notare nei common è che a volte c'è qualche cosa scritto con preceduto da un doppio slash. Il doppio slash è un commento, quindi in realtà non è un contenuto, non fa nulla se non commentare quello che c'è scritto vicino, ecco, vicino, sopra, sotto, eccetera. È Quindi utile anche per se stessi, soprattutto per ricordarsi che cosa fa quella funzione, per quando l'abbiamo inserita, qualsiasi altra cosa. Tania, il tuo è lunghissimo, cosa vuol dire? Vediamo, guardo il tuo. Ah, caspita, ci hai messo veramente un bel po' di roba. Beh, oddio. L'mw.loader, eccetera, probabilmente tu l'hai caricati copiandoli da altri, sì, in teoria può funzionare anche quello. Tipicamente una serie di import script è più che sufficiente. quindi Stefano, potrei cancellare questa parte mv.loader. Beh, sicuramente se vedi per esempio che user, che so io la prima, user, Fly, gadget, eccetera, è uguale a qualcuno che c'è sotto, ecco, no, aspetta che sto cercando di vedere, no, perché quella che c'è sotto a riga 16 è uguale, non so se devo condividere lo schermo io però, vero? Sarà Prova. meglio? Sì, sarà meglio perché se no non usciamo. Ecco, state vedendo sicuramente. Allora, Sì. cioè questo qui l'ho preso di qui per vedere se esiste altrove. Qui è dentro un commento e qui anche dentro un commento. Quindi effettivamente questo script qui viene caricato solo attraverso questo modo, che è un modo, diciamo, un po' complesso per farlo. E io penso che dovrebbe essere valido quello visto prima, cioè questo qua.
E quindi potresti decommentare questo e togliere la prima riga. Però non è che va male, perché poi alla fine sotto è quello lì, l'operazione è un po' quella. Però appunto tipicamente si fa una serie di import script. Ok, grazie. Quindi non li caricare due volte se capita, appunto, perché se no diciamo affatichi tutto il caricamento della tua pagina, no? Quindi dovresti fare un controllo di duplicati, perché a volte succede che uno carica, dice mi piace questo, mi piace quello, poi dopodiché si ritrova un bel po' di roba duplicata che è inutile. Comunque la parte verde effettivamente sono tutti commentati. Se vuoi poi con calma magari io e te facciamo una un controllo. Sì, sì, sì. Però mi pare, allora per esempio user ref non l'hai caricato due volte, no. Eccetera, va bene. Ok. Ok, grazie. Figurati. Altre cose di qualcuno? Ecco, Camillo suggerisce la preparazione di base, ricorda la preparazione di base. Giustamente, e quindi uno può andare lì a recuperare qualche informazione, ripassarsi come costruire preferenze Common.js da quella pagina lì. Allora, possiamo andare a vedere alcune funzioni di questo del Common, cioè come ogni comando di import, ogni gadget importato con import script porti delle funzionalità dentro la propria, dentro la pagina che si sta lavorando. Per esempio, in questa pagina, alt labels, forse la posso ingrandire per aiutare la vista di tutti, alt labels aggiunge questo. Alcuni gadget sono tradotti, altri non sono tradotti nella lingua della propria, diciamo, del proprio settaggio, E quindi se non sono tradotti in genere finiscono in inglese, per fortuna ce la caviamo. Allora, alt labels in questo caso fa questa aggiunta e ci dice approva l'etichetta che è presente in altre lingua, in altre lingue, e in questo caso Radu Johan Bot, come si pronunci questa T speciale, eccetera, è usato due volte, e in concreto lo vediamo qui che è usato due volte in inglese e olandese, e tu potresti usarla per l'italiano perché non c'è. Allora, con un semplice clic su questa qui, accetto e lo faccio diventare l'etichetta che piace in lingua italiana. Oddio, potrebbe anche essere un'altra. Spessissimo, per esempio, per i nomi di antichi, autori antichi, non si copia così banalmente, per forza di cose, si deve mettere in modo comune con cui lo chiamiamo in italiano, quell'autore antico, no? Ma tantissime altre volte c'è poco da fare, si usa il nome come viene proposto anche in altre lingue. Succede anche a volte poi che ci siano degli elementi creati da alcuni, per esempio abbiamo trovato tantissimi ricercatori in cui è nata solo la label inglese, gli hanno messo l'orchid e quasi nient'altro, e quindi la label in italiano non c'è. Se quello è un Mario Rossi, è chiaro che la label italiana sarà Mario Rossi. Io posso usare quindi appunto questo alt labels che scompare una volta che ovviamente ho fatto l'operazione, perché l'etichetta italiana ormai c'è e lui non lavora più. Poi possiamo vedere, per esempio, sempre in questo autore che gli manca, questo ricercatore, che gli manca il sesso. Perché in genere sta qui praticamente subito sotto istanza di umano. Allora, Quick Presets, che è uno dei gadget che conosciamo, che ha una parte di configurazione, di cui poi possiamo anche parlare un attimo, con un semplice click aiuta a mettere delle cose tipiche di una, per noi che stiamo lavorando in italiano, in un ambito italiano, come appunto sesso, paese di cittadinanza, lingue parlate o scritte, lingue di scrittura e via dicendo. E quindi, per esempio, basta fare clic su maschio affinché il Quick Presets aggiunga questo, ma non lo aggiunga visivamente
alla pagina. E alcuni gadget sono in grado di farlo, altri non lo fanno, di mostrare l'aggiunta che è stata comunque registrata, per cui per vederla devo ricaricare la pagina e lo faccio, così la vedete. E in effetti eccolo qua, nato sesso o genere maschio. Forse abbiamo la possibilità di aggiungere no con more identifiers, no, perché non c'è, a meno che no, perché non c'è il VIAF esattamente. Allora, invece possiamo vedere con in questo elemento, sì, abbiamo fatto tutto di questo, rispetto a questo elemento qui che volevo utilizzare. Poi, e abbiamo quindi anche visto i quick presets, vediamo invece un caso di con more identifiers. Allora, abbiamo tanti casi in cui potevamo aggiungere l'occupazione, vero Carlo? Abbiamo usato questa query. Sì, esatto. Per aggiungere occupazioni. Quindi per adesso limitiamoci a aggiungere occupazioni. Allora, questo qui è un caso particolare, lasciamo perdere. Non perché non vada considerata Santa Maria Goretti, ma l'occupazione di una santa come lei è veramente una questione un po' da discutere, per cui tornerei indietro e direi andiamo a qualcuno di altro tipo. Non so se state vedendo bene, per cui ampliamo anche. Sì, stiamo vedendo bene. Vediamo se riusciamo a trovare l'educazione di uno come questo. Ecco, per esempio, qui sappiamo che è un educator in the author of leadership and management leader. Ok, fantastico. Quindi forse possiamo dire che la sua è un'occupazione di educatore. E allora a questo punto, quick presets, che dovrebbe essere, eccolo qui, no, dovrebbe essere, eccolo qui, disponibile, mi dà la possibilità di aggiungere qui educatore, ammesso ovviamente che io sia d'accordo in questo senso, persona dedita all'educazione. E quindi io non solo con questo faccio la scelta appunto della voce che mi viene presentata esattamente un po' come succede nelle proprietà, quando aggiungo una proprietà, ma poi devo anche dare la conferma della scelta che ho fatto mettendo questo clic a questa spunta. Siccome Quick Preset non è capace di aggiungere le cose subito sopra se stesso, quando è presente un altro gadget, la vuoi mettere un pochino più là, cioè al fondo delle dichiarazioni precedenti. E quindi comunque si comporta come l'aggiunta di maschio che abbiamo fatto prima e ti dà la conferma qui. Ricaricare la pagina per vedere l'aggiunta dell'occupazione qui come ultima, in genere, come ultima dichiarazione all'elemento. E non so se nel frattempo avete fatto caso che l'etichetta maschio, una volta che abbiamo ricaricato la pagina, è un po' meno evidente, purtroppo un po' troppo poco, devo dire la verità, rispetto a prima, perché significa che comunque non c'è bisogno di rifare clic su queste qui, anzi, addirittura se lo fai, si somma un'altra dichiarazione P21 del sesso, no? E quindi bisogna stare attenti a fare clic su questa, perché uno dice non c'è, ce la faccio, ce la metto, invece potrebbe esserci già. Esattamente lo stesso modo in cui qui prenome, per esempio, sembra essere in grigio, è in grigio rispetto a cognome, e quindi significa che il cognome è dato come, eccolo qui, scusate, il prenome è dato Barton. In questo infatti si chiama Barton, ma il cognome Nanus non gli è stato messo e lo potremmo anche mettere ammesso che sia presente come cognome. E come vediamo non c'è, quindi che possibilità abbiamo? Abbandonare questa operazione come ha fatto l'utente precedente di sicuro, oppure andare ad aggiungere un nuovo elemento, cognome, di tipo cognome, per Nanus o come si pronuncia ovviamente. A questo punto direi che su Quick Presets potrebbe essere sufficiente fermarci qui, e come forse notate, però non permette di aggiungere una proprietà tipo per esempio la data di nascita,
cioè le proprietà di tipo literal, di valore non, che non richiede quindi la ricerca dell'elemento relativo già presente. Qui per senso si cerca di semplificarti la vita per dover dire, non dover fare l'operazione aggiungi nuova proprietà di tipo appunto, devo battere a scrivere luogo di morte, lui ti semplifica la vita e qui ci metti direttamente il luogo, eccetera. Invece devo mettere la data di morte, semplicemente farò l'uso della famosa lettera A, di cui Carlo ha parlato prima, e così tocchiamo anche l'argomento della preferenza delle lettere come si chiama, scorciatoia. Allora io batto A, mi si apre qui in fondo in genere proprietà, ci metto per esempio data di morte, data o luogo di, da qualunque cosa debba scrivere della proprietà, insomma. Ah, ricordiamo che possiamo anche mettere direttamente la proprietà, se ci ricordiamo il numero, e quindi la scegliamo, è una ricerca che Wikidata fa con una velocità immediata, ovviamente, perché... E qui appunto se la scegliamo possiamo mettere per esempio maschio e quindi aggiungiamo, pubblichiamo questa nuova proprietà. In questo caso non ha nessun senso perché ovviamente non c'è bisogno di aggiungerla essendoci già. Siamo già a questo punto, la pagina dove compare Show Derived Statements. Può essere interessante, purtroppo io vorrei che qui ci fosse un numerino che ci dice ce ne sono alcuni, forse un giorno lo miglioriamo questo statement, e in questo caso non ce n'è effettivamente, quindi è un bottone che risulta inutile e che purtroppo scompare, quindi ricompare solo se riapriamo la pagina. Possiamo andare a cercare per esempio cosa ci dice nel caso di Carlo Bianchini. Faccio uso di un altro shortcut che è Ctrl-Alt-F e vado direttamente alla ricerca. Questo è, non è da preferenza, c'è sempre. Carlo Bianchini, bibliotecario e professore universitario, lo cerco, lo trovo e quando vado in fondo a Derived Statements sicuramente di Carlo mi fa vedere alcune cose. Cioè fondatore del gruppo Wikidata Musei Biblioteche, autore di tutto ciò che è registrato come a sua, di sua, appunto, dove lui è autore P50. E infatti qui c'è la descrizione di questo articolo. Andrò a cercare gli scaffali. Ottimo, bene Carlo. E vediamo allora a questo punto More Identifiers, che qui è comparso. No, dico una sciocchezza, era comparso per un altro autore, o forse sì, era proprio lui. No. Qual era quello che... Ah, perché qui siamo ancora in Carlo Bianchini, sorry. E qui invece ricarico per sicurezza, dovrebbe essere comparso More Identifiers, eccolo qua. Allora, questo Bart Nenus, come si voglia dire, abbiamo visto qui che è del 36 e More Identifiers, potente strumento inventato da Camillo, è in grado di dirci che nel cluster VIAF numero tal dei tali sono presenti tutti questi identificatori, anzi di più, perché in realtà qui sono elencati solo quelli che in questa pagina non sono presenti. Per esempio, l'ISNI è presente e quindi qui non viene elencato. Non è da aggiungere, volendo, se siamo sicuri, attraverso questo strumento rapido di aggiunta identificatori. L'alternativa sarebbe appunto aprire una nuova dichiarazione e scrivere tutto questo. Qui invece, semplicemente con un clic, lo possiamo aggiungere, anzi, ne aggiungiamo più di uno alla volta. Grazie alla data 1836, io sono sicuro che questo qui è praticamente la stessa persona e non faccio controlli sugli altri, ma adesso ne possiamo anche verificare. Per esempio, se io apro questa nell'IQ, vado a vedere chi è questo Nanus Bart,
e trovo magari, intanto vedo lo stesso ISMI, fai sicuramente lo stesso ISMI, posso chiudere questa pagina, guardare che è lo stesso ISMI qui sotto, e lo è, e quindi abilito anche questo cluster, questo identificatore IQ. A questo punto direi non faccio altri esempi per non dilungarmi su questo, e mi limito e eseguo questa aggiunta. Anche in questo caso non vengono aggiunti sulla pagina, ma effettivamente dentro l'elemento, questi tre nuovi identificatori. Se ricarico troverò BLBN, BLBNB, IQ e LIH dentro la sezione identificatori e non più elencati all'interno di questo gadget More Identifier. E vado giù e li trovo uno per uno. Eccolo qui, quello dell'IQ è nato qua. Ci basti come prova. A questo punto possiamo... Posso interromperti un secondo? C'è una domanda di Tommaso Paiano che è questo. Scrive, come si fa a ridimensionare la lista di titoli sotto autore D? Quindi si riferisce a show derived statements, e cioè quando voglio aggiungere una nuova devo scorrere per forza la lista, tutta la lista fino in fondo. Non so se la domanda è chiara. Forse sì. Ritorno nella allora che manca una O. Sì. Okay. Sì, pretendo di essere super veloce e poi faccio gli errori. Vado in fondo, apro Federal Statements. Allora, tu dici, questa lunga lista, Tommaso, non è per aggiungere... Sì, vorrebbe aggiungere una dichiarazione qui. Esatto. Allora, qui non aggiungi dichiarazioni. Esatto. Questa lista, autore di, eccetera, perché ovviamente sono solo di consultazione. Certamente, se tu hai in mano un articolo, un titolo di qualsiasi opera di Carver, e volessi aggiungere, la prima cosa che fai è fai find, non so, il GVMAB e tutto quello che è stata la sua storia, faccio per dire, no? E provi a cercare il titolo qui e non lo trovi, allora a questo punto o lo cerchi in Wikidata se esiste già, se non esiste lo crei e lo colleghi P50 a Q, questa qui, che è Carlo Bianchini. Si capisce? Cioè, in sostanza, Tommaso, la relazione tra un'opera e un autore ha una direzione sola e va, esatto, sempre dall'opera all'autore. Quindi qui la puoi visualizzare, ma se vuoi crearne una devi sempre partire dall'opera e andare a collegare l'autore. Sono sempre relazioni orientate con le linked data. È chiaro che le reciproche sono sempre interessanti. E io credo che Derived Statements sia un bottone che dà, per di più essendo una preferenza, dà poco valore all'elemento Carlo Bianchini, perché non mostra neanche un numero di quello che c'è di legato a Carlo Bianchini, no? Qualcosa fa, però insomma è tutto Wikidata, è tutto un mondo di cose legate, e quindi a volte può essere preoccupante vedere tutto insieme, no? Tanto vale fare un'operazione così. Altra domanda, Stefano. Sì. Nel frattempo è arrivata un'altra domanda da Jeanette. Ma se c'è in via, possiamo fidarci dell'elenco di biblioteche presente nel cluster, esatto, e quindi scegliere tutti nella lista? Allora, in effetti, non so se avete fatto caso, qui abbiamo messo un fulmine. Cosa vuol dire? Quando abbiamo pensato proprio a questo problema, ci siamo detti, non è che il VIAF è impeccabile, lo sappiamo benissimo. Quindi se io facessi così e alla cieca, boom, faccio l'operazione, allora tanto varrebbe che More Identifiers passi automaticamente ogni elemento di Wikidata e faccia così, no? E si potrebbe anche fare, in teoria, però sarebbe pesantissimo, ma comunque, diciamo, è un'operazione che si potrebbe in teoria fare. Però non vale la pena perché succede che a volte ci sono le omonimie che VIAF non ha saputo distinguere, e quindi nel suo cluster ci sono dei possibili errori. Per questo ognuno di questi qui è cliccabile
e dà la possibilità di andare a vedere se effettivamente, per esempio ricorrendo al match dei titoli o un confronto di titoli, se effettivamente è stata la stessa persona, no? Quando c'è una data ci aiuta molto, abbiamo fatto uso infatti di quello perché insomma è un po' difficile che mi ritrovi un omonimo, Nanus Barth 1936, insomma ci credo poco, e poi con il caso Icu invece abbiamo fatto un confronto invece dove abbiamo trovato un elemento comune che era l'ISNI, ok? E quindi a quel punto ci siamo fidati, ma se no è bene fare volta, caso per caso, e io d'altronde faccio così. Camillo a volte si fida un po' di più e alcuni casi, di, per esempio l'ISNI sicuramente lo possiamo fare, e possiamo farlo anche sicuramente del World Cat Identities, soprattutto quando il World Cat Identities inizia con VIAF e ha lo stesso, poi sicuramente lo stesso numero del cluster. Ma normalmente appunto è meglio di no. Prego. Bene, a questo punto vediamo Users Ref. Sì. E quindi Users Ref è una delle mie preferite. Le tue preferite, ma in effetti è forse una delle cose che risparmia più lavoro di tutte. Users Ref è basato sulle icone gialle che vedete qui intorno al mio mouse, spero che si veda il mouse muoversi. Sì, in realtà sì. Queste due sono quelle che danno un'informazione sullo strumento e non dicono nient'altro che guardati la documentazione presso questa pagina, e quindi diciamo che se vado in questa pagina leggo quello che vi sto per dire, quindi è inutile. Invece sono operative queste users ref, queste icone di users ref. E cosa vuol dire? Nella sezione identificatori o identificativi in cui siamo, questi qui sono le icone di copia. Vale a dire, supponiamo che la Library Congress in qualche punto del record d'autorità dichiari, per esempio, che è nato a o nato il, e io questa informazione non solo la riporto in questo elemento, ma voglio anche dire che l'informazione proviene da qui, dal Library Congress, numero record, questo qui. E allora copio questa informazione, e in alto a destra avete visto che compare volante un messaggio che dice che questo riferimento è stato copiato ed è pronto per essere usato. Una volta che è pronto per essere usato, ovviamente lo devo incollare. Se l'ho copiato, lo devo incollare. Supponiamo allora che lo voglio incollare al luogo di nascita, che infatti il luogo di nascita non ha riferimenti, no? Ed è bene, come dice questa bandierina, che ci sia. Ora, io non ho fatto il controllo, devo dire la verità, neanche prima di collegarci e vederci, e se la Library Congress effettivamente dichiara che è nata a New York. Supponiamo di sì, oppure supponiamo, sì, supponiamo di sì. Allora io premo su questa icona e potrei, non lo faccio perché appunto non ho fatto il controllo, potrei incollare questo riferimento, il quale verrebbe a aggiungersi qua, quindi da 0 diventerebbe 1. Vogliamo fare il controllo sulla Library Congress e ci dice che è nato effettivamente a New York? E la Library Congress ci risponde. Non lo dice. Non lo dice. A te ha risposto? Ottimo, allora lo posso abbandonare. Non lo dice, quindi non va. Però dalla data di nascita precisa, la precisione giorno. Bene. Allora, non so perché non mi risponde a me la Library Congress. Ci fidiamo di quello che dice Camillo, facciamo l'aggiunta alla data di nascita al giorno, ok? 21 sì. Marzo. Grazie. Data di nascita. 21/03/1936. Devi settare il rank preferito, il rank. Adesso lo posso fare già adesso? Sì, sì. Ok. Allora, imposto come classificato preferito. Avete visto l'uso di questo, di questa iconcina con due freccette e un pallino. Se invece mi servisse fare l'uso di questa iconcina di qui, qui posso impostare nessun valore, valore sconosciuto e valore personalizzato. Quindi le eccezioni
al dato che sto mettendo qua. Allora, pubblico, per questo è un valore normale, ma preferito perché è più completo, ovviamente ricarico la pagina, che anche in questo caso non va al suo posto, e la ritrovo, scusate, è qui in alto, eccola qui. Abbiamo adesso la possibilità anche di metterla al primo posto, ma il 1936, com'è che ho tre riferimenti che prima erano zero? Questa prima era zero per il luogo. C'erano anche prima, era zero per il luogo, per New York. Era New York, era zero, scusate, mi stavo confondendo. Allora, a questo punto noi abbiamo bisogno di giustificare questa affermazione, possiamo farlo, e quindi andiamo a prendere dal Library of Congress, click, la copiamo il riferimento, e guardate quante operazioni, adesso si è incollato e c'è il messaggio che lassù ci dice ricarica pure la pagina per vederlo, guardate quante operazioni nel luogo di nascita ci siamo risparmiati, scusate, la data di nascita. Si sposta il riferimento, l'hai messo per sbaglio sul luogo di nascita alla fine. Bene, ottimo, sono proprio fuso. Allora, ottimo, allora per esempio si troverà nel luogo di nascita, si troverà qui, eccola qua, e la devo togliere perché non è vera. Allora faccio l'operazione contraria, rimuovi questo riferimento, salvo, rifaccio l'operazione giusta e controllate il mio mouse, oltre che la mia testa. Data a cui incollare, si è incollata, ricarico, data di nascita, ora 1921 marzo, un riferimento. E commentiamo un attimo questo riferimento, abbiamo risparmiato tutte queste operazioni, abbiamo dichiarato che la fonte dell'affermazione è Library of Congress, che l'identificativo è quello che ci siamo portati dietro e l'abbiamo consultato oggi. Ora, a questo punto, siamo in grado di fare anche uno spostamento di occorrenza di data di nascita, in questo caso data di nascita, cioè all'interno di una dichiarazione, tra una dichiarazione e l'altra. Le dichiarazioni sono praticamente quasi tutte ripetibili e quindi a volte c'è la necessità di dargli un ordine più esatto. E quindi se questo è il preferito, anche tanto vale che stia al primo posto. Quando premo quella icona, che è quella del gadget, come si chiama? Move client. Rearrange values. Esattamente. A questo punto io posso usare una delle frecce, o la rossa, per spostare sotto 1936 o la verde per spostare sopra 21 marzo 36. Lo faccio e qui visivamente ottengo il risultato, ma devo salvare comunque perché non è stato ancora salvato l'elemento. E anche in questo caso non c'è bisogno di ricaricare perché visivamente è la stessa, otterrei la stessa cosa, ma in ogni caso è stato salvato. A questo punto posso aggiungere soltanto, che non è poco, perché UserStref versione 2 ha non solo la capacità di portare come riferimento, usare come riferimenti gli identificativi, ma anche, per esempio, quelle dichiarazioni, che qui non abbiamo un caso, peccato, ma ce lo potremmo trovare rapidamente, dove, per esempio, che sono del tipo descritto nell'URL, curriculum vitae, quant'altro di questo tipo, che invece che non solo è una dichiarazione ma è anche appunto una fonte di informazione, blog ufficiale, pagina web ufficiale della persona, eccetera, no? Allora a quel punto, invece di avere l'icona di incollare, avrò per esempio curriculum vitae, indirizzo del curriculum vitae, la possibilità qui di un'icona copy dello UserStref, che diventa anche lei una possibile incollaggio e qui al giustificare una dichiarazione di dove c'è l'icona. Se ricarichi, ti ho messo il riferimento al luogo di nascita. Ottimo. Hai trovato il luogo di nascita? Dove? Ah, l'hai messo del tutto, eh? Luogo di nascita, riferimento, ha aggiunto
e l'ha trovato in questo posto qui. Ok, bravissimo. Bene, a questo punto possiamo fare qualcosa di pratico con chi volesse usarli. Sì, se qualcuno vuole provare a usare uno di questi gadget anche in linea può farlo. Io in chat vi metto una query di cioè sostanzialmente se cliccate lì ottenete una pagina di item che sono privi di occupazione. Potete sceglierne uno, ecco è la stessa query che sta mostrando adesso Stefano, potete sceglierne uno e provare per esempio a modificare l'item utilizzando o le preferenze o i gadget che abbiamo visto. Avendo prima la necessità di trovare l'occupazione di questa persona. Naturalmente. Che magari è già scritta all'interno, in qualche modo all'interno della pagina, dell'elemento, oppure ma non come campo o come dichiarazione nel senso stretto di occupazione. Devo smettere di condividere, Carlo? Ah, vediamo se qualcuno... Qualcuno lo vuole fare, mi subentra. Vuole fare. Fare. Nessuno, mi pare che nessuno. Di nessuno si lancia. Lavoriamo su Alessandro Gonzaga? Intanto vediamo. Possiamo anche farci condurre dalla voce di qualcuno, se vuole, per esempio. Intanto controlliamo che non c'è occupazione, ovviamente. È chiaro che non ci sarà. Se no, non sarebbe in quella query, no? Occupazione non c'è, non l'ho vista in tutto questo elenco. Questo qui è un nobile, evidente, Alessandro Gonzaga, nobile italiano, lo dice qua nella descrizione, ma non è indicato come occupazione. L'occupazione nobile è, esiste, lo possiamo anche verificare. Perché no, si usa titolo nobiliare. Titolo nobiliare? Ah no, cioè... Cioè si usa titolo nobiliare, in quel caso se l'occupazione si lascia bianco. Ecco, faccio notare questo, che questi quick presets non è capace di distinguere bene tra... cioè, limitare quindi le sue proposte agli oggetti di tipo, esclusivamente di tipo... coerente, no? Alla label occupazione in questo caso o qualunque altra cosa sia. Per cui qui praticamente può uscire di tutto. Capite cosa voglio dire, no? Cioè bisogna attenersi alla scelta deve essere logica rispetto a occupazione, no? Non puoi mettere qualsiasi cosa. E quindi appunto se mi è comparso titolo nobiliare non significa che è un'occupazione, no? Allora, Stefano, dimmi. Domanda per te Camillo. A me verrebbe la tentazione, per evitare che Gonzaga torni di nuovo nella query, che cerca tutti quelli che sono privi di occupazione, di fare una dichiarazione del tipo occupazione e poi mettere nessun valore, come avevi mostrato prima. Può andare potrebbe bene? Essere un'idea. Potrebbe essere anche un'idea, per esempio, di quella del caso. Non lo so. Diciamo che... cioè dire occupazione nessun valore significa che non ha fatto niente nella vita, è un po' drastico. No, perché per esempio io mi sono imbattuto in diversi casi di sante come Maria Goretti, sì. che non è vero che non ha fatto niente, ma è morta giovane, no? Sì. Altri addirittura santi bambini che evidentemente non hanno fatto nulla. Quello sì, sono quello morti ci sta. Santamente, ma la loro occupazione non è stata quella relativa a un lavoro o a una particolare attività, no? Ma quella di vivere quello che hanno dovuto vivere in modo... Allora, che cosa faresti effettivamente? Metteresti occupazione nessun valore? Potrebbe essere un'idea. Può essere un'idea. Ho chiesto in questi giorni, ma non sapevo dove andare a parare.
Forse sì, forse sì. E Camillo, quando si usa valore personalizzato allora? Cioè, aspetta, valore personalizzato è quello che si usa, cioè, valore personalizzato vuol dire un elemento, no? Ah. Ah, quello che tu dici, può... appunto, ci sono tre possibilità: il valore personalizzato, valore sconosciuto e nessun valore, il valore sconosciuto. Per l'occupazione, per dire, io in generale tenderei, cioè sì, nessun valore può aver senso quando, ad esempio, appunto, sì, santo bambino è un buon caso. Però in un caso del genere, adesso io stavo provando a leggere la voce di Wikipedia, perché ad esempio spesso potrebbe valere tipo occupazione militare, quello spesso si può usare, stavo guardando. È entrato nei frati dell'ordine di Sant'Ambrogio ad Nemus, quindi io qui ci metterei frate. Questo Alessandro... Frate vale come occupazione, sì. Vabbè. Sì, mm-hmm. Sì. Ok. Aspetta, è 705, stavo guardando, sì, è lui. Sì, sì, frate va bene. Effettivamente membro di ordine di Gesù Mendicante. Sì. Vabbè. Ah, ah. Sì, no, l'ha preso. Sì, l'ha preso. Ok. Bene, quindi per questo è fatto. E quindi possiamo chiudere il capitolo di Alessandro Gonzaga, salvo volerci aggiungere altre cose, ma rispetto allo scopo di questa query. Se noi aggiornassimo la query, forse è bene saperlo, non è detto che scompaia subito Alessandro Gonzaga, perché dipende dai tempi con cui Wikidata rifà gli indici, aggiorna gli indici. Quindi a volte ci sono anche minuti e minuti di attesa, teniamolo presente per qualsiasi questione legata appunto a interrogazioni o altro. Altre osservazioni? Qualcuno ha provato, ha avuto qualche problema? Sembra di no. Un altro senza riferimento a data di nascita. Direi che di questa persona possiamo dire, per esempio, se andiamo a vedere i titoli nel VIAF, magari troviamo qualcosa di utile. Vabbè, ma se sono in lingue così non ne usciamo facilmente. Quindi... Vabbè, scrivere First World War Studies in the World Experience, forse questo qui è uno storico. Che ne dite? Sembra di sì, anche l'ultimo titolo sembra della prima guerra. Sì, sì, giusto. Forse della prima guerra mondiale. Sì. Questo invece... E anche. Universitas Romanae, boh. Vabbè, comunque uno storico, no? D'accordo? Allora noi possiamo effettivamente fare l'operazione semplicemente di dire ad occupazione storico. Invalidare, l'ho aggiunta qui e una volta che ricarico la trovo al suo posto, P106. Questi rossi sono un altro gadget, quello che mostra le proprietà. Diciamo che è un gadget per chi vuole imparare numericamente, come dare i numeri, come dico io, con il MAR che si danno i numeri a tre cifre, qui se ne danno anche a 4, a 5 e non ti dico niente con i qualificatori. È ovvio che i qualificatori qui più che altro per impararli servono per copiarseli, portarsi via comodamente
invece che andarli a prendere dalla dichiarazione qui, no? Che effettivamente dimostra con il title, ti mostra comunque la stessa informazione, ma qui la prendi, la copi comodamente con un doppio clic e un Ctrl C. Forse non avevo finito di dire che cosa serve il fulmine. Nel caso in cui io volessi dichiarare, lasciare costanza da qualche parte che questo cluster incorrettamente include questo identificatore, allora con il fulmine faccio un'operazione molto semplice, ma anche lei complicata da fare a mano, di creare in un oggettino in più dentro una pagina che si chiama VF Cluster Conflating Specific Entries, dove indichiamo che quell'elemento non doveva avere in VF, nel VF tal dei tali, quella dichiarazione. Chiaro che adesso non posso salvare, ma se salvassi, questo si ritroverebbe in questa pagina di servizio dove, chi lo sa, non abbiamo costanza, sono elencati tutti questi casi che il VIAF però sembra ignorare. Speriamo che un giorno ci pensi su, una volta tanto gli stiamo facendo un gran servizio. Non che con questo scompaia e dopo il fulmine, quindi purtroppo, questo non saprei come altro fare, non si può andare a cercare in quella pagina al volo per togliere il fulmine o addirittura togliere questa riga nel caso in cui appunto fosse errata, no? Per questo vanno sempre, appunto, come dicevamo prima, controllati i riferimenti. Se uno non si fida, diciamo, del lavoro del VIAF a priori. Sugli autori antichi non fidarsi mai. Cosa dici, Carlo? Possiamo fermarci qui, salvo... Sì, se non ci sono domande ci fermiamo, mi pare che nessuno abbia fatto domande, quindi deve essere abbastanza chiaro. L'unica cosa che io forse non ho fatto caso è che Janet qui nel fondo dice sì, ricercatore con tre punti interrogativi. Dice, confermo, professore ricercatore di letteratura. Per... Ok. L'entità che hai fatto prima, mi pare. Sì, che è sempre questo, no? Stai parlando... No, questo è un altro. Forse stavi parlando di qualcun altro? O di questa... Quello a cui abbiamo messo storico. Storico, allora, dove sei finito? Dove sei finito? Ah no, di questo. Conferma che è questo. Ah, di questo. Allora, di questo qui possiamo mettere che è ricercatore di letteratura, non so se possiamo mettere letterato o che altro, forse, perché ricercatore di letteratura. Studioso di letteratura. Ok. Io in generale ricercatore cerco di evitarlo nelle occupazioni, perché è inflazionato e molto generico. Io se c'è ricercatore di solito lo faccio fuori. Sì, siamo d'accordo, e comunque probabilmente non lo trovi come tale, sì. Ok, quindi abbiamo aggiunto studioso di letteratura. Notare che in questi casi, anche se fosse donna, e qui non mi ricordo se lo è, no, è maschio, e quando fosse donna non si riesce qui a fare distinguere il concetto, e non vale la pena che sia distinto il concetto, il problema è l'etichetta del concetto, no? Perché qui in realtà stiamo assegnando alla dichiarazione P106 il Q di questo concetto qui, studioso di letteratura, che non distingue tra uomo e donna, ovviamente. Ricarico e troviamo il P106 con, dove sei finito, eccolo qui, studioso di letteratura. Se hai un riferimento ed è qui dentro la pagina, lo possiamo copiare e incollare con users ref. Magari il riferimento è URBS, Janet. Ma non mi pare che sia presente qui URBS, no.
forse, ma infatti non è presente, forse canto, però siamo, dice che è professore, però che altro dice, canto, ma se non sbaglio si può passare all'inglese, o mi ricordo male, sì, vediamo un po'. Canto è finlandese o inglese, o forse c'è anche, non so se c'è anche... Non credo proprio. Però strano, mi ricordavo che l'inglese da qualche parte sì. Svedese, penso. È finlandese svedese. Quindi niente. Va bene. No, l'hai presa Wikipedia svedese, dice. Svedese. Interessante, ottimo. Allora, abbandoniamo un attimo questo. Andiamo in quello di prima. Allora, possiamo dire questo riferimento, lo possiamo costruire così. Abbiamo detto che l'occupazione è studioso di letteratura e quindi aggiungi riferimento importato dal progetto Wikimedia, Wikipedia in svedese, ok? Sì. E ci basta questo? Sì. Vogliamo anche aggiungere consultato oggi? Volendo, sì. Ok. Sì. Ecco qui che abbiamo visto funzionare il gadget, anzi la preferenza di consultato il, cioè che aggiunge automaticamente la data di oggi a questa dichiarazione. E quindi a questo punto pubblico e studioso di letteratura ha già un riferimento senza bisogno di caricare la pagina come l'abbiamo costruito. I riferimenti di tipo Wikipedia sono un po' deboli, sono considerati deboli perché interni alla stessa, però meglio che niente, alla stessa progetti wiki, no? Quindi se uno trovasse un riferimento più forte esterno, tanto vale almeno aggiungerlo oppure addirittura cancellare questo e mettere quello trovato. Ognuno di noi poi ha comunque una sua gerarchia di riferimenti, che sa che quello di un catalogo di biblioteca è più robusto di un articolo di giornale, eccetera, eccetera, no? Abbiamo discusso con qualche altro incontro di questi, proprio questa questione qui, e appunto il riferimento a progetti Wikipedia, Wikimedia è in genere uno dei meno favorevoli, dei più deboli. Comunque, appunto, meglio averlo. Stefano, ho notato una cosa, usando l'occupazione, il campo dell'occupazione in precedenza, che ho trovato una bibliotecaria, d'accordo? E ho scritto bibliotecaria, provo a scrivere bibliotecaria nel campo occupazione. Sì, anche se fosse al femminile. Sì, sì, funziona uguale. Se scrivi bibliotecaria, in realtà va a pescare bibliotecario e tra parentesi mette bibliotecaria che è una delle forme varianti. Esatto. Quindi volendo si può anche avere la studiosa di letteratura se si va a mettere nelle label, nelle forme varianti della label, studiosa. E quindi quando si va a cercare, studiosa non c'è probabilmente. Ecco, studiosa c'era solo di giurisprudenza. Però tornare indietro un po'. Di letteratura sì, che esiste. È comparsa una studiosa. Letteratura esiste. No, di letteratura no, ma torna indietro un attimo e riscrivi studiosa di... Sì. Eccolo lì. Esiste solo studiosa di diritto. Quindi c'è cioè, giurista maschile e femminile. Sì, giurista è maschile e femminile, grazie al cielo, ma qui viene... E quindi però c'è la possibilità di specificare anche, di andare a pescare... Ho aggiunto adesso studiosa, adesso tra un po' comparirà. Studiosa di letteratura hai messo. Sì, sì. Non ancora, per questione del legge. No, ci mette l'aggiornamento della barra di ricerca, ci mette 5-10 minuti. Ecco, quindi ci siamo capiti. Aspettiamo se vogliamo oppure no. Bene. Va bene. Bene, comunque, grazie Stefano. Le etichette varrebbe la pena, nel caso maschile e femminile, sa che ce n'è un bel po' ancora da fare. In generale ci sono quasi tutti i femminili, però qualcuno manca. E quando manca lo possiamo fare, sì. Andando sull'elemento relativo. Se concludiamo? Volete... Mi sono preparato un elemento per Uses Ref, se volete lo mostro anch'io. Certo, vai. Mostra. Allora, sì, schermo. Dunque, allora qui, aspettate, ok. Allora, questo è
Bartolomeo Sorio, oratoriano, filologo italiano, ho già aggiunto le dichiarazioni di nostro interesse a partire dal dizionario biografico degli italiani, quindi adesso userò il dizionario biografico degli italiani come fonte, solo che non ho aggiunto il dizionario biografico degli italiani come identificativo. Quindi, allora, Bartolomeo Sorio, DB, che... Allora, entriamo qui dentro e lo becchiamo dalla ricerca interna della Treccani. Ok. Infatti, voce recente del 2018, vedete. Allora. No. Dunque, DB. Allora, posso anche mettere il titolo della voce. Sorio. Bartolomeo, posso specificare anche volume e anno, volume 93, anno di pubblicazione, cioè data di pubblicazione 2018, autore Gabriele Scalessa, su cui non abbiamo un elemento, elemento che potrei creare al volo, quindi... Datemi un attimo che lo creo al volo e poi lo sistemo dopo. Elemento su Gabriele Scalessa, così, proprio al volo. Questo indice si forma subitissimo. Esattamente. L'indice immediato. Lo ricarico. Forse l'unico, eh. Ecco, vabbè, qui mi dà errore perché dice che non è una persona, infatti adesso poi gli devo sistemare l'elemento. Copia come riferimento, salgo. Ordine religioso, congregazione dell'oratorio di San Filippo Neri, filologo, morto qui, nato qui, dovevo aggiungere anche che era nato a Verona, scusate, quindi nato a Verona. Ricarichiamo. Apriamo i riferimenti per mostrarli, vedete, viene un riferimento molto carino che prende anche il nome con cui è indicato dentro la Treccani e la data di pubblicazione. Si lamenta perché non è considerato un ordine religioso, questo poi lo sistemo, e posso copiare il riferimento banalmente da qui a qui sulla data di nascita. Ecco. Poi adesso sistemiamo il fatto che la congregazione di San Filippo Neri com'è considerata? È considerata società di vita apostolica, beh, quasi quasi, io ci metterei anche direttamente ordine religioso. E questo ad esempio non c'entra, e poi sistemo invece Gabriele Scalessa, l'autore della voce. Un'attenzione canonistica però mi sa che ci vuole, non è detto che sia un ordine religioso. Se ordine religioso è genericissimo, può andare. Allora, non detto, non vediamo un attimo. Allora si fa invece così: prendiamo, togliamo ordine religioso e andiamo a modificare. Società di vita apostolica. Andiamo a modificare. Tu dici che la società di vita apostolica è un tipo di ordine religioso? E non ci metto le mani sul fuoco in questo momento. Allora facciamo una cosa diversa. Cose, ma andiamo su ordine religioso. Mm-hmm. Andiamo su ordine religioso e aggiungiamo qui nei vincoli che tra i vincoli ammessi c'è la società di vita apostolica. Questo risolve il problema che così scompare, banalmente così scompare il punto esclamativo. Il dubbio lì. Va bene. Quindi questo la risolve senza inserire errori di alcun tipo. Sì, va bene, ok. Bene. Direi che possiamo concludere, Carlo.
Sì, credo di sì, benissimo. Classico scambio di saluti e ringraziamenti. Bene, alla prossima. Grazie. Occasione. Grazie a tutti della partecipazione. Arrivederci. Alla prossima. Arrivederci. Arrivederci.